si intitola Qualcosa sulla vita. Non aveva badato a spese. Avremmo portato via tutto quello che c'era nel minor tempo possibile. Era una villa di gran lusso con i balconi in legno e le ampie vetrate. Siamo partiti dal garage, caricando sul furgone due gommoni forati, dei remi e una teca con un pitone imbalsamato divorato dai parassiti. Abbiamo portato in strada la cucina, gli elettrodomestici, i tavoli, alcuni armadi. Man mano che riempivamo il marciapiedi, portavamo via un carico col furgone. In solaio ci siamo fermati a leggere alcune lettere contenute dentro sacchi di tela. Erano tutte scritte con uno stile molto formale. Avvisavano di arrivi, posti visitati, cambi di programma. C'era sempre un accenno al tempo. Era chiaro che per l'autore quelle lettere erano un semplice dovere. Le abbiamo fatte sparire insieme al resto. Abbiamo preso l'assegno, siamo risaliti sul furgone e lei ci ha salutati con la mano. Indossava un paio di jeans attillati e una maglia bianca. La sua nuova pelle splendente era un richiamo alla vita. Thank you.
reverberi.